vicino, come questo. Vi farò vedere tutti i passaggi e a fine video ci sarà anche una sorpresa per voi. Quindi vediamo subito l'occorrente. Per realizzare il nostro cuscino utilizzo due pezzi di stoffa quadrati, delle forbici, degli spilli, una cerniera, il metro e la macchina da cucire. Con il primo passaggio fermo la cerniera, che in questo caso io posizionerò sotto. Per farlo utilizzo degli spilli, piego leggermente di qualche centimetro il mio tessuto, dopodiché fermo la cerniera con gli spilli. Fermata la prima parte di cerniera, faccio la stessa cosa con il secondo tessuto, quindi lo piego un pochettino e lo vado a mettere sotto e lo fermo sempre con gli spilli. Fermata la nostra cerniera, la vado ad aprire fino a metà. Questo è un passaggio fondamentale che poi vedremo ci consentirà di ribaltare il lavoro. Ok, a questo punto vado a prendere la parte bassa, la sovrappongo a quella alta, faccio combaciare bene tutti i lati e la fermo. Anche in questo caso fermo il tessuto con degli spilli. Come vedete ottengo retro e retro. Ora si può procedere con l'imbastitura dei tre lati, 1, 2 e 3, oppure si può subito procedere alla cucitura con la macchina da cucire. Cuciti i tre lati del nostro cuscino, come vedete sono anche passata sopra la cerniera in modo tale da fermarla, vado con le forbici a tagliare gli angoli per evitare di avere della stoffa in eccesso e vado anche a tagliare il pezzo di cerniera in più. Ora posso aprire il mio lavoro, quindi grazie all'apertura che ho lasciato in precedenza vado ad inserire la mia mano, prendo la punta e la porto in fuori, così facendo faccio uscire tutto il mio lavoro. A questo punto io vado a cucire la cerniera. Questo passaggio eventualmente si può fare anche come primo passaggio, cioè quando vi ho fatto vedere che ho fermato la cerniera con gli spilli, in quel caso lì si poteva già subito andare a cucire la cerniera. Io preferisco farlo adesso. Cucita la cerniera, prendo le forbici e tiro fuori gli angoli del cuscino. Ora non mi resta che inserire l'imbottitura. Qui con il mio cuscino, come vi avevo anticipato, c'è una sorpresa per voi. Io ho ricevuto questo tessuto in omaggio dall'Emporio del Tessuto. Sotto nell'info box trovate tutte le informazioni. Abbiamo deciso di omaggiare una di voi di questo tessuto, quindi non dovete fare altro che scrivere un commento qua sotto, mettere un like nella pagina Facebook dell'Emporio del Tessuto. Comunque tutte le informazioni le trovate qua sotto. Il 27 di dicembre tramite il sito random.org farò un'estrazione e la vincitrice riceverà direttamente dall'Emporio del Tessuto il materiale per realizzare questo cuscino. Quindi io spero che l'idea vi possa piacere, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!